Vai. Tutti in campo, contributi alle famiglie perché i ragazzi possano fare sport. Esisteva già questo tipo di approccio, però cambia qualcosa? Sì, cambia il fatto che oggi noi andiamo a garantire interamente per tutti i ragazzi dai 7 ai 17 anni che hanno un ISEE sotto i 12.000 euro l'iscrizione all'attività sportiva. Erogheremo il contributo direttamente alle sportive, a cui noi oggi diciamo prendete tutti i ragazzi che ne fanno richiesta perché garantiamo noi, nel caso in cui non siano in grado di sostenere la pratica sportiva. Crediamo che il ruolo che le associazioni sportive hanno sul territorio non sia solo quello del benessere fisico, ma quello di educazione dei ragazzi e quello anche di presidio sociale nei confronti di problematiche, a volte familiari, a cui il comune fatica a lavorare. Ma allora la volontà è di fare in modo che le società sportive siano veramente delle sentinelle sul territorio con cui collaborare, sostenere per un progetto che cerchi di accreditare il ruolo della società sportiva a livello educativo. Noi crediamo che senza di loro il comune oggi faccia fatica ad arrivare a tutti e l'impegno che mettiamo in campo in questo momento quello di garantire interamente l'iscrizione. Quant'è la risorsa che avete stanziato? Noi sul 2017 abbiamo stanziato 130.000 euro, ci tengo a ricordarlo, un progetto fortemente voluto dall'assessore Marani che ha ottenuto questa risorsa nel precedente bilancio preventivo. Noi speriamo che le società lo esauriscano questo capitolo in modo che se necessario ampliarlo. Ci dispiacerebbe se non fosse per una mancata conoscenza del progetto non ci andassero ad erogare tutte le risorse che abbiamo messo in campo.